arriva la next gen e con la next gen si aprono nuove possibilità per quel che riguarda le vecchie glorie di essere rimasterizzate o addirittura di essere protagoniste di remake in grado di lasciarci a bocca spalancata. Quali remake vorremmo vedere sulla prossima generazione di console? Ve lo diciamo proprio adesso! Partiamo dal desiderio più grande e di riflesso dal remake più chiacchierato. Del resto Demon's Souls è l'unico episodio della saga a non aver avuto una distribuzione da gioco di successo, ma ha trovato sostegno grazie a una nicchia di spericolati avventurieri. Da quel che si dice, questo remake sarà il prossimo gioco dei Bluepoint, uno dei primi per PlayStation 5. Sarà vero? Noi continuiamo a sperare. A quanto pare, Konami si sta svegliando, tornando a mostrare un certo interesse nello sviluppo di giochi ad alto calibro. Dalle ultime voci di corridoio, sembra proprio che questo gradito ritorno possa coincidere con la rinascita di Silent Hill. Ma prima di un nuovo episodio, per capire l'interesse del pubblico, è necessario un bel remake. Magari proprio del primissimo gioco della serie, oramai troppo vecchio per essere apprezzato a dovere dalle nuove generazioni di appassionati. Un po' avventura grafica, un po' gioco di ruolo, un po' action, una protagonista femminile che non ha nulla da invidiare ai soliti uomini tutti muscoli che si vedono in giro. Parasite Eve fu un gioco clamoroso, ma che oggi è stato quasi totalmente dimenticato da chi non ne ha potuto apprezzarne le qualità in prima battuta. Meriterebbe di tornare alla ribalta con un ricco remake all'altezza dei migliori già usciti. I rumor che hanno anticipato l'annuncio di Sekiro raccontavano di un gioco che inizialmente era stato pensato per essere una sorta di reboot del grande classico firmato Acquire, quel Tenchu del 1998 che fece letteralmente impazzire i fan degli stealth game. Poi il progetto è cambiato in corso d'opera e sebbene Sekiro sia un grandissimo titolo, non è certo quel nuovo Tenchu che tutti si aspettavano di veder finalmente resuscitare dalle ceneri del passato. Con PlayStation 5 sarà finalmente la volta buona? Tutti lo vogliono, almeno così sembra, ma in quanti lo comprerebbero? Dino Crisis nasce sulla scia del successo di Jurassic Park, come una sorta di total conversion del popolarissimo Resident Evil, dove al posto degli zombie il giocatore è chiamato ad affrontare, tra le altre cose, dinosauri di ogni marca e modello. Sebbene l'idea di un Dino Crisis moderno non ci convinca appieno, Capcom è davvero troppo brava con i suoi remake. Quindi, secondo voi, riuscirebbe a fare centro anche in questo caso? Fatecelo sapere nei commenti. I picchiaduro a incontri sono un genere effettivamente sempre uguale. Ogni personaggio è uno stereotipo locale, ha le sue combo e bisogna vincere 2 round su 3. Solo ARMS di Nintendo negli ultimi anni ha provato a fare qualcosa di diverso. Ma in passato il picchia-picchia più strano e originale era lui, Bushido Blade di Squaresoft, più una sorta di simulatore che il tipico action a cui eravamo abituati. Qui si perdeva con un singolo colpo ben piazzato, o si finiva in ginocchio chiedendo perdono al vincitore. Ad avercene oggi di giochi così coraggiosi. Una serie action a dir poco meravigliosa che si è trasformata in un gioco di ruolo ancora più bello, capace di vedersela ad armi pari con il mastodontico Final Fantasy VII. La sfortuna di Panzer Dragoon Saga è stata solo una: girare in esclusiva su Sega Saturn, una console che non ha mai davvero conquistato il suo pubblico. Una tale gemma meriterebbe di più, molto di più. Sempre a proposito di picchiaduro a incontri, per molti è stato proprio il quarto Virtua Fighter, uno dei migliori esponenti del genere. Il problema è che la serie oggigiorno è stata lentamente dimenticata, anche dalla stessa Sega, ma con un combat system del genere non puoi rimanere nel dimenticatoio per troppo tempo. Non sarebbe giusto. Un remake del quarto, spettacolare capitolo, sarebbe un ottimo modo per far tornare il brand alla ribalta. Questo action game del 2010 è ancora oggi uno dei titoli meno venduti di Platinum Games, pur meritando gli stessi onori degli altri progetti della compagnia. Firmato Shinji Mikami, Vanquish è recentemente stato convertito su PC con una grafica e un frame rate al top delle sue possibilità, ma un simile concentrato meriterebbe senza dubbio di più, per esempio un remake vero e proprio per la next gen. Con il primo State of Decay, a nostro parere, il primo Dead Rising è uno dei migliori giochi sugli zombie di sempre. Sì, c'è Resident Evil, ma nel gioco Capcom è diverso, c'è più fantascienza, meno citazionismo. Dead Rising invece è un romero apocrifo a tutti gli effetti. E poi il sistema a tempo e l'uso della macchina fotografica del protagonista lo rendono davvero un gioco diverso dal solito. Una gemma forse un po' rozza, ma che con i seguiti è stata lentamente rovinata. Sarà difficile, ma quanto vorremmo rivedere il primo Frank West in azione. Naturalmente non c'è limite alla lista dei nostri e i vostri desideri, quindi mi raccomando,
commentate qua sotto, fateci sapere quale remake vorreste vedere sulla next gen e continuate a seguire Multiplayer.it. Alla prossima!